degna intervista. Infatti adesso intervisteremo una persona che ci ha seguito in tutti questi 3 anni, Emanuele. Buonasera ragazze, fa piacere che mi avete invitato, non so, mi devo presentare? Sì, sì. Va bene, sono Emanuele, sono il capo reparto del 91, ho 26 anni e lavoro nell'azienda di famiglia che è una tipografia stampa digitale. Emanuele, ci vuoi dire da quanto tempo sei intervistato? Gli anni precisi non li ricordo, però più o meno da quando avevano 8-9 anni. Bene, Emanuele, qual è la tua passione? Non ho una passione in particolare che coltivo, ma ho tante piccole passioni che cerco di coltivare e far confluire poi l'unica sola, che è quella del lavoro che faccio, che è il grafico pubblicitario. Vabbè, mi piace tanto l'informatica, mi piace tanto l'arte e il creare. Come è nata questa passione? Non è nata, ma mi è stata fatta scoprire, nel senso che da quando ero piccolo vedevo sempre la tipografia di mio padre, però non riuscivo mai a capire fino in fondo cos'era. Infatti volevo gli studi, ho fatto tutti altri studi, ho fatto il studio tecnico per geometra, che era sempre sul disegno tecnico, sulle materie tecniche, però poi quando ho intrapreso la strada dell'università ho avuto un attimo di pensamento e sono ritornato, diciamo, alle origini della famiglia, che era quella della tipografia, e quindi del creare, del disegnare, dell'informatica, perché poi la tipografia è passata al digitale e quindi con i computer, stampati digitali, programmi digitali. Per portare avanti questa passione hai dovuto sacrificarne altre? Vabbè, ho sacrificato quello che era, diciamo, un attimo la mia ispirazione, quello del geometra e poi in seguito ingegnere. Anche lì c'era però sempre la vena creativa, del creare, del costruire. E la cosa più importante che però poi non ho perso nel lavoro di oggi, che è quella del sognare. Oggi la porti avanti in stato questa passione? Sì, la porto avanti non tanto con praticamente, nel senso che non porto la parte informatica, non porto la parte della grafica, ma porto l'esempio e quello che dico sempre, che sto liberando da un po' di anni, che è quella del sogno. Perché nella grafica io cerco sempre ci deve mettere non solo quello che vuole la persona che ti chiede il lavoro, ma anche un po' del tuo sogno e di quello che hai tu in mente, perché creare è anche un attimo un po' sognare. E diciamo che nel tuo campo invernale che abbiamo fatto voglio presentarci la bottega di tipografia. E spiega un po' com'è stata, che esperienza abbiamo vissuto da capo reparto, ovviamente. Era la bottega di topografia. Vabbè, la bottega di topografia è una passione che avevo io da quando stavo nel reparto, che è una specialità individuale, come sanno gli scout. È una cosa un po' particolare perché va a ribaltare un attimo quelle che sono le cartine, le mappe delle città, e io cerco in questo modo di portare l'esempio di quello che ero io nel reparto quando ero esploratore, che conquistavo la specialità di topografia che è simile a tipografia, ma non è tipografia, e cerco di portare questa mia passione che avevo a voi, per farvi appassionare anche a voi, e come dire, se su 30 anche uno è stato colpito, è stata fatta una cosa buona. Certamente abbiamo capito che le passioni sono importanti perché ci fanno migliorare. Adesso cosa ne pensate voi? Ora ascolteremo America Leader dei Mondelli.